Ho inviato in giornata una missiva al Presidente della Regione Campania, per conoscenza al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute e al Prefetto, in cui reitero formalmente due richieste che ritengo doverose già da tempo, che dovevano essere esaudite, ancora più doverose adesso che c'è un aumento preoccupante dei contagi a Napoli e nella città metropolitana. La prima richiesta, quella di poter avere finalmente dati puntuali, precisi, nel dettaglio sulle municipalità, sui quartieri, in modo da poter intervenire anche come comune con i nostri servizi e le forze di polizia per la parte di competenza per arginare focolai e prevenire ancor meglio la diffusione del contagio. Seconda richiesta, quella di far parte dell'unità di crisi della Regione Campania, così come avviene da altre parti. Il sindaco di Napoli e della città metropolitana rappresenta 3 milioni e mezzo di abitanti, il 56% della popolazione campana. Partecipare in quel luogo significa essere squadra tutti insieme, cooperare, lavorare in maniera unita per contenere il contagio e per adottare i migliori provvedimenti possibili, anche più concertati, in modo che il sindaco di Napoli, ma potrebbero partecipare anche i sindaci delle altre città capoluogo di provincia della regione, rappresentando istanze dei territori, preoccupazioni, bisogni, si può arrivare anche a dei risultati maggiormente condivisi, concertati ed efficaci.